basica, aspetta, natalizia poi. Aspetta. Applausi, applausi. Applausi per le Spice Girls. Grandi sprozzi. Mamma mia. You wanna? Slam. Filomena, il primo film di cui parliamo oggi, come vi ho detto. Filomena. 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 Tu hai scritto... Filmenia. Ho detto Filomena. 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 Chi è Filomena? Allora, calma e sangue freddo, ti spiego, cara Semi. Innanzitutto questo è il nuovo film di Stephen Frears dopo un paio di passi falsi e dopo anche un bell'Oscar per la regina Elisabetta interpretata da... Ce l'ho! Non ce l'avevi forse? No, non ce l'ho più. Non ce l'hai più. Non ce l'ho più. Regina Elisabetta interpretata da... Vai, Kitto, tu ce la puoi fare. Cree! Chi ce la fa? Dai ragazzi, che non mi ricordo io il nome. Ellen Mirren. Non è Ellen Mirren la protagonista? No, ma quella della regina Elisabetta. Elisabetta ha preso l'Oscar. Ellen Mirren, una camaleonte. Invece qui lo interpretano Steve Coogan, vecchia conoscenza della comicità britannica, anche della stand-up comedian internazionale. Il ragazzo è pieno di talento e che firma anche la sceneggiatura. E Judi Dench, che dopo insomma aver girato 007, che praticamente era l'unica cosa che faceva da 20 anni a questa parte, il 007, è ritornata al cinema d'autore inglese, recitando, pare, come solo Judi Dench ci ha insegnato che sa fare. Brava, brava, sta veramente brava. Quindi parliamo della vera storia di Filomena Lee, che è una donna rinchiusa in un convento perché è incinta sul finire degli anni 50 e costretta ad abbandonare il fanciullo. Sì, ma guarda, perché... tipo, cioè, io mi sono quasi commossa a vedere, ma aveva avuto tipo 12 anni. Era molto giovane, 12-13 anni. E le suore? Era negli anni 50, e portano che... via. Sì, Comunque, alla vicenda della... questa signora si affianca il sarcasmo del giornalista interpretato da Steve Coogan, giornalista emarginato della BBC, intento a dipanare la nebbia attorno alla verità riguardo il convento, diciamo. Okay. Ci sono delle verità nascoste, non, insomma, un po' opache, un po' nella nebbia. Il comico Steve Coogan, come ho detto, firma la sceneggiatura e lavora di scrittura di sacratoria, di sarcasmo pungente, come solo gli inglesi, mia cara Semi, sanno fare di questi tempi. Mentre il lavoro del regista è un'operazione audiovisiva fatta da una persona che si ricorda di essere un maestro del cinema. Quindi consigliamo questo film a tutti. Tra l'altro, Colonna sonora di Alexander Desplat, che ci insegna a essere ormai famoso per... Alexander Desplat. Dai, ne abbiamo parlato tantissime volte. Non me lo ricordo. La ragazza con l'orecchino di perla. Sì, poi ha fatto Twilight, poi Harry Potter, poi ha spopolato, però era diventato famoso, bravissimo, anche se è francese. Sì, è un po' pezzo. Torniamo. She's gone to the